Oggi siamo in questo luogo, su una piazza stupenda, meravigliosa, a presentare il Festival dell'Appennino, un festival che qui a fianco a me, l'ideatore in pratica da oltre un decennio, Andrea Antonini, il quale lo ringrazio per essere qui, lo ringrazio per aver contribuito alla valorizzazione dei borghi dell'Appennino in questi 10 anni, portando avanti questo festival che adesso è passato di mano, quindi l'ha messo nelle nostre mani, quindi è un incarico importante, quindi non posso che ringraziarlo di questo, e soprattutto non possiamo far sì che comunque questo festival vada oltre, migliori e ritorni ad essere quello che in pratica era in passato, cioè questo non perché naturalmente le risorse erano sempre un po' più carenti. Noi cercheremo di far sì in pratica di valorizzarlo ancora di più. Quest'anno siamo arrivati alla fine, anche perché non sapevamo con il Covid quello che si poteva realizzare, comunque abbiamo fatto qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Poi a ottobre abbiamo detto che ci mettiamo seduti per organizzare veramente un bel festival negli anni futuri, partendo dal 2022. Io intanto vi presento gli ospiti. Qui a fianco a me c'è in pratica una madrina di eccezione, che è Martina Sambucini, che è Miss Italia, ci ha onorato oggi della sua presenza qui, perché non poteva essere un festival senza madrina. Voi sapete che Mete Piceni si avvale di un testimone d'eccezione che è Massimiliano Ossini, però oggi parliamo di festival, quindi aveva bisogno di una madrina. Chi meglio di Miss Italia in pratica rompere questo ghiaccio per questo festival? Quindi grazie della tua presenza, e quindi siamo onorati di questo. Vi ringrazio, per me è un immenso piacere essere qui, per me è anche la prima volta qui ad Ascoli, quindi bellissima piazza e grazie dell'accoglienza, insomma, per me è un piacere e un orgoglio rappresentare e essere madrina di un evento come questo, ecco, simbolo anche della ripartenza in un periodo non molto semplice, quindi è un bel segnale di speranza e di ripresa che serve. Festival dell'Appennino è nato nel 2011 all'interno della provincia di Ascoli, quando era assessore provinciale, e fin da subito con Carlo, Mauro ed altri amici. Quindi diciamo un team che fin dall'inizio ha pensato che cosa? Ha pensato innanzitutto di valorizzare un territorio come quello dell'entroterra ascolano, marchigiano, che è meraviglioso, con delle eccellenze dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista storico, che però per vari motivi non erano pienamente valorizzate, poco conosciute e certe volte, lo dobbiamo dire, neanche ben valorizzate da proprio chi abita questi luoghi. Cioè diciamo non c'era fino in fondo quella consapevolezza dell'importanza di abitare dei luoghi così belli. Ora, io ovviamente per vari motivi ho voluto anche cedere il passo. La presenza e testimonianza lasciata a Luigi è incredibilmente una cosa magnifica. Magnifica perché lui ha creduto nel progetto, io parlo del BIM, ma sostanzialmente è lui nella sua persona, fin dall'inizio, è sempre stato presente, non solo economicamente come risorse, che è fondamentale, ma proprio ha partecipato, quindi si è interessato sempre al festival, quando poteva è venuto, quindi per me è stata la più grande soddisfazione sapere che lui con entusiasmo, anzi poi ci siamo sentiti spesso ultimamente, con entusiasmo vuole portare avanti e rilanciare ancora di più il Festival dell'Appennino.